Francesca Donato, qual è lo scopo della sua associazione? La mia associazione Progetto Urexit ha sempre avuto lo scopo di fare divulgazione, di informare la cittadinanza sulle ragioni per cui è fondamentale uscire dall'euro e su come si può fare ad uscire, quali sarebbero le conseguenze, quali sarebbero i pro e i contro, per andare contro la propaganda, la disinformazione che è stata fatta per anni attraverso i media principali, i quali ci hanno voluto convincere del fatto che se uscissimo dall'euro sarebbe una catastrofe, non avremmo più una moneta credibile, la nostra economia crollerebbe, eccetera. In realtà sono tutte cose completamente infondate, lo dimostra Claudio Borghi, fa questo lavoro ormai anche lui da parecchio per informare e io ho svolto lo stesso compito, insomma, da parte mia, soprattutto al sud, in Sicilia dove vivo, ma non soltanto, attraverso convegni, blog, interviste, eccetera, ultimamente anche attraverso le televisioni. E devo dire che è un lavoro importantissimo che ha dato molti frutti, infatti si vede come oggi, anche in concomitanza delle elezioni europee, però l'argomento dell'uscita dall'euro sia diventato centrale e la gente è molto più informata di prima, insomma, non cominciamo a capire quante balle ci hanno raccontato. Da donna siciliana, quindi le chiedo perché si candida alle europee con la Lega Nord? Allora, io preciso che non sono siciliana, sono di origine veneta, ho sempre vissuto nel nord Italia, prevalentemente in Veneto, i miei parenti sono veneti, però ho sposato un palermitano e da 15 anni vivo a Palermo dove ho i miei figli, quindi posso dire di essere mezza siciliana e mezza veneta. Mi sembra una scelta coerente intanto con la battaglia che sto facendo, perché la Lega, come dicevo prima, è l'unico partito che ha sposato questa battaglia in maniera seria, credibile e netta. E poi anche perché la politica di tutelare i territori, di ascoltare la voce dei cittadini, di dare spazio alle iniziative locali, è una politica necessaria per tutta l'Italia, per tutte le regioni. Infatti in Sicilia, quando dico che c'è la possibilità di creare anche una sede della Lega che tuteli gli interessi locali, ovviamente con dei siciliani che se ne occupano, non necessariamente, ma anche, c'è molto entusiasmo, c'è molto interesse. Quindi io mi auguro che questo progetto vada avanti e poter essere una delle persone che crea una nuova rete, amplia anche il partito al sud, consentendo così di avere un'Italia più libera, più forte, più coesa anche, perché nel momento in cui non ci sono differenze economiche, c'è più serenità e anche più rispetto fra i cittadini.